Ehi, come state? Come va la vostra esistenza? Minecraft, ma posso usare solo 3 slot. Il resto dell'inventario è infatti completamente inutilizzabile. Mi sono dato 5 tentativi per completare Minecraft utilizzando questa difficoltà. Le regole sono semplici: non posso morire, una volta che muoio perdo un tentativo e devo ricominciare tutto da capo. E inoltre non posso depositare le cose nelle ceste, sarebbe un aggirare la difficoltà e non ci sarebbe divertimento. Nello scorso video vi ho fatto vedere i primi 2 tentativi, mentre in questo vedremo com'è finita questa sfida. Perdendo tutti i 5 tentativi avrei dovuto fare una delle punizioni scelte con la mia chat. Comunque, siamo quasi arrivati ai 2000 iscritti, quindi ricordati di iscriverti al canale. Se ti piacciono i miei video, non dimenticarti di lasciare un like. È un piccolo gesto da parte vostra, un piccolo click, ma per me significa davvero tanto, quindi please fallo. Questa serie la porto in live su Twitch, primo link in descrizione, e come sempre, enjoy! Il tentativo numero 2 era finito con un fallimento ad un passo dalla vittoria. Tuttavia, in questo terzo tentativo sono partito molto carico. Non è importante quante volte si cade, è importante rialzarsi in piedi. Ve l'ho detto, esperienza. Si parte, sono spawnato nella mesa. Allora, non è un buon inizio, non è decisamente un buon inizio. Devo trovare altri biomi, questo per forza di cose. Trovare altri biomi è la prima cosa ed è essenziale, perché senza villaggi, senza pane, per me è impossibile, per me è decisamente impossibile. Quindi prima cosa trovare dei villaggi. Quindi mi sono messo in viaggio alla ricerca di un villaggio e dopo un lungo viaggio, finalmente. Ragazzi, oh, villaggio, finalmente, ne ho visto uno. Meno male anche perché sto finendo il cibo e la pazienza, quindi tanta roba. Eccolo lì. Speriamo che ci siano tante balle di fieno, raga. Questa casa è tipo, è un po' a rischio zombie, però vabbè, ognuno ha le proprie priorità nella vita. Ok, allora, abbiamo il cibo finalmente. Let's go, 15 panini, si torna a correre liberi. Allora, adesso il problema è che a me servirebbe una pozza di lava, ma qua non ne vedo molte. Pian piano, raga, arrivo ad uno stack di pane e poi penso... Meno male che l'ho vista, let's go, bellissimo. Un sacco di tempo risparmiato. Ok, io intanto mi faccio piccone. Quindi fammi prendere questo, 1, 2 e 3. Così, piccone di pietra preso. Oh, anche lì posso entrare. Pure qua c'è lava che è ancora più vicino. Aspetta, però non so se è abbastanza. Sembra abbastanza però. Mi sta benedicendo? Come si dice? Benedettendo questo mondo. Oh, dimmi che c'è ferro nelle casse, ti prego. Così mi risparmio pure la fatica di prendermi il ferro. Dimmi che c'è ferro in questa casa qua. Dov'è? Qua. Dimmi che c'è ferro. Ferro. Peccato. Ferro. Grazie. A posto. Risolto. Risolto, raga. Siamo già... troppo messi bene, troppo. A questo punto infatti è stato facile. Ho cotto il ferro fino ad ottenere 3 lingotti con i quali ho craftato un secchio. Tramite il secchio ho poi costruito il mio portale del Nether. Inoltre ho fatto di nuovo una capatina al villaggio per ammazzare l'Iron Golem e procurarmi altri 3 lingotti di ferro. Con questi ho craftato un'accetta, la mia arma per uccidere i Blaze. Dopodiché, avendo cibo, un'arma e infine dei blocchi, non mi rimaneva da fare altro che entrare nel Nether. Ragazzi, siamo già nel Nether, tantissima roba questo tentativo. Forza, man, fammi spawnare vicino a una fortezza o non troppo lontano da una fortezza e soprattutto non chiuso nelle pareti. Aspettate, raga, diamo un'occhiata, magari non è detto che è chiuso. Magari di qua è aperto. Oh, forse è aperto, dai, let's go. Bene, abbiamo anche già la nostra fortezza. Tanta roba. Ora, oddio... come ci arrivo? Questa è la vera domanda. Grazie a qualche magia sono riuscito a scavarmi la strada all'interno del Nether per arrivare fino alla fortezza. Una volta alla fortezza però dovevo affrontare i mob che c'erano all'interno. Ok, ci stava che mi avresti colpito. Ok, no, non volevo piazzare i blocchi, volevo solo stare attento a te. Stammi lontano. Sì. Uno è andato. Aia. Però... droppa? Ok. Droppando in continuazione le blazer dei blocchi, sono riuscito a giostrarmela abbastanza bene. Madonna, sono in 6 lì. Come? C'è pure uno scheletro. Via da qui. No, mi ha colpito! Mi ha colpito mentre scendevo le scale. No way, ho perso anche questo tentativo. Mezzo cuore. Come ha fatto? Raga, ma come fanno a vedermi da lì dietro? Assurdo. Cioè, probabilmente da mezzo pixel mi ha beccato questo. E così ho perso anche questo terzo tentativo. Il pensiero di perdere tutti e 5 i tentativi e di dover fare le punizioni era sempre più minaccioso. Forza, raga, forza. Devo essere concentrato, però.
Anche qua potevo essere un attimo attento. Va bene, allora, quarto tentativo di 5. Si ricomincia di nuovo tutto da capo. Questo quarto tentativo è iniziato in un modo identico al precedente. Mi sono infatti messo a viaggiare e dopo molta strada ho trovato un portale rovinato. Qua comunque ci posso entrare nel Nether, quindi anche questo non è niente male. Perché qua c'è la lava. Quindi trovare un villaggio tipo là dietro da qualche parte sarebbe bello. Armatura in oro. Oh, l'armatura la prendo molto volentieri. Questi sono tre di ferro, non è niente male. Li prendo tre di ferro e prendo anche un piccone. Vai. Come se qualcuno mi avesse ascoltato poco dopo aver trovato il portale. Allora, voglio andare proprio quassù e dare un'occhiata all'orizzonte, anche a costo di laggare un po'. Eccolo, ok, abbiamo trovato un villaggio. Ora, la pozza di lava che ho qua è un bel po' lontana, Dai, abbiamo trovato un villaggio, si riparte. Siamo di nuovo in pista. Villaggio, la pozza di lava ce l'abbiamo. C'è un fabbro laggiù. Sapete cosa sarebbe bello se quel fabbro avesse 10 di ossidiana dentro? Potrei farmi il portale del Nether dentro al villaggio, bellissimo, veramente. Doppio fabbro in questo villaggio? No, devo controllarlo. Ti prego, tantissima ossidiana. Tantissima ossidiana. No, però c'è il ferro, che non è niente male. Tanta ossidiana. No, ma tantissimo ferro anche qui, raga. Quindi va benissimo. Come in ogni villaggio di questa challenge, ho preso subito le balle di fieno e mi sono craftato del cibo. E proprio dopo essermi craftato del cibo... sta diventando anche notte, ma fa niente. Raga, è un déjà vu questo? Guarda! Significa che c'è una pozza di lava anche lì? Raga, che fortuna però, che fortuna. Qualcuno mi sta davvero benedicendo dal cielo. Avendo trovato di nuovo la pozza di lava attaccata al villaggio, non ho perso tempo. Ho usato il ferro trovato nel fabbro per craftarmi un secchio. E oltre al secchio, esattamente come nel tentativo precedente, mi sono craftato un'accetta in ferro. Dopodiché con il secchio ho subito creato il mio portale del Nether. E in un battibaleno ero già ad un buonissimo punto. Vai raga, ci siamo, punto a capo, vai. Ho uno stack di blocchi, ho cibo, ho la mia accetta, ho anche dell'armatura stavolta. Si entra nel Nether, forza e coraggio. Ok, guardiamo un attimo in giro cosa c'è. Aspettiamo che si carichi bene anche tutto il Nether, così vedo anche bello lontano. Allora, di là c'è il basalto. Niente, devo muovermi per il Nether, raga, perché al momento non c'è assolutamente niente. Quindi andiamo alla ricerca di una fortezza. Trovata la fortezza. La domanda è, io là come ci devo arrivare? Allora, forse da lassù riesco a fare un giro dell'oca per arrivarci. Però, intanto, attenzione a non prendere troppo danno. Non è che il cibo sia infinito. Oh, ma è la stessa fortezza o è un'altra? Oh! Fortezza e bastione attaccati ci sono, wow! Raga, niente male poi quel bastione. Là, in quel bastione lì, basta che ci torno con un piccone, mi prendo tutti i blocchi d'oro, trovo due piglin con cui scambiare l'oro e sono a posto, eh. Scambiando quei blocchi d'oro con un piglin avevo infatti la possibilità di ottenere enderpearl in modo facile. Ma prima c'era la fortezza a cui pensare. Oh, tre blaze così. A me va anche bene di affrontarli così e basta, sparsi, eh. Perché sono più solitari, quindi forse è un po' più facile, non lo so. Tipo, ok, ti ho evitato. Adesso ammazzo anche te. Ok, siamo già due Blaze Rod. Ok, evito anche colui. Uno. Due. Torno indietro. Mi prendo i blocchi. Tu mi spari di nuovo. Oh, raga, non è una brutta tecnica questa per ammazzarsi i Blaze. Sono già tre. Andare in giro e aspettare che spawnino. Senza andare allo spawner, perché lo spawner è rischioso. Guarda, là c'è un altro. Andiamo da lui. Ora tu. Uno è andato. Tra l'altro mi stanno droppando tutti una Blaze Rod. Vai, spara. Grande. Muori anche tu. Oh, me la stanno droppando tutti. Ho già 6 Blaze Rod, raga. Non sono poche 6 Blaze Rod. Uno è sceso giù di qua. Ok, grazie. Basta, raga, ne ho 8. Una volta prese tutte le 8 Blaze Rod, sono tornato velocemente nell'Overworld. Mi sono procurato un piccone in ferro e sono tornato nel Nether a prendermi i blocchi d'oro. È stato piuttosto facile prenderli, non ho avuto nessun mob a darmi fastidio. E una volta presi, dovevo solo trovare un piglin con cui scambiare quell'oro. Dopo un po' di ricerche, sono riuscito a trovarne 2 vicino al mio portale del Nether. Va, 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 vieni qua, vai, vieni. Bro, vieni. Qua dentro ti metto. Guarda, aspetta, stammi intorno. E tu da dove arrivi? Vieni anche tu, vieni! L'hai visto dove l'ho buttato l'oro, l'hai visto? È qua, però è qua, guardalo. Vai, grande, sono in 2. Allora, stringhe non mi servono, raga, uga buga perle, speriamo che mi diano le perle. Intanto occhio, perché potrebbe spawnarmi un scheletro alle spalle, non si sa mai. Oppure anche un ghast che, ecco, che mi dà fastidio. Guardami, dove sta andando? Missione subacquea sotto la lava. Cosa fa? Perle! Perle. Quante sono? 4. Dai. Forza. No. Non ci...
No, non ammazzarmi Pigman. Non ammazzarmi Pigman. Oh, io voglio solo liberarmi di questo. No, mi hai rotto tutto. Ti odio con tutto il cuore. Bro, guarda, ti giuro se. Guarda. Godo, suga un sacco. Scusate. Allora, oh, altre perle ci sono lì. Altre perle. Oh, 12 perle ho. Tantissima roba. Finalmente, dopo una lunga attesa, sono riuscito a ricevere ben 16 enderpearl, ovvero tutte quelle che mi potevano servire. Raga, basta, ho tutto. 16 più 8 è quello che volevo dal Nether, basta. Allora, giusto, adesso faccio subito gli occhi, così mi libero uno slot. Quindi posso fare direttamente subito così. È così, e ho uno slot libero. A questo punto avevo solo due cose da fare. Innanzitutto avevo bisogno di frecce, e quindi scambiando il legno con un villaggere mi sono procurato appunto questo stack di frecce. In secondo luogo dovevo trovare la stronghold. Signori, si inizia ad arrivare nella strada finale, eh. Opla. Ok, di là. Il viaggio per andare alla Stronghold è stato abbastanza rapido, l'ho trovata piuttosto in fretta. Dovrei essere qui più o meno, no? Eccolo, beccato. Dato che la Stronghold era sottoterra, ho droppato momentaneamente gli occhi per far spazio al piccone per scavare sottoterra. E in men che non si dica, sono riuscito a trovare la Stronghold. Oh, qua, ok. Oh, trovata, dai! Finalmente. A questo punto il mio piano era molto semplice. Innanzitutto volevo trovare il portale dell'End per potermi liberare degli occhi e poter liberare uno slot. Ok, basta. Posso rinunciare agli occhi? In secondo luogo, esattamente come feci nel secondo tentativo, mi sono recato in una biblioteca. Nella biblioteca infatti si può prendere qualche blocco di legno molto accessibile con cui crearsi crafting table e qualsiasi strumento. Utilizzando una spada in ferro trovata in una cassa della Stronghold, ho preso le stringhe della biblioteca e unendole con gli stick ho formato l'arco. Tuttavia mancava ancora qualcosa. E se fossi entrato nel portale dell'End e mi fossi ritrovato lontanissimo dall'isola dell'End, oppure se mi fossi ritrovato sottoterra, esattamente come avevo fatto nel secondo tentativo di questa sfida, ho droppato un piccone e dei blocchi nel portale dell'End, in modo tale da averli dall'altra parte nel caso mi fossero serviti. A questo punto rimaneva solo da affrontare il drago. Completare Minecraft con solo 3 slot, rematch! Quarto tentativo su 5, siamo di nuovo davanti al drago, e di nuovo la resa dei conti. Forza e coraggio, non guardare gli Enderman. Si va! Concentrazione, via! Ok, ho i blocchi, dammi i blocchi. Ok, il drago è lì. Ok, crafta una piccola scaletta. Oh mio Dio, già stavo per... ho sbagliato. Vabbè, posso anche far così. Vai. Ok, una. Io non vi guardo negli occhi, ragazzi. Non vi guardo proprio negli occhi. Ok, il drago mi spara. Ci può stare. Sbaglio, quelle tre le ho tutte distrutte in una volta. N, non guardare giù. Mi distraggo. Una volta che prendo le torri, mi distraggo. Non devo farlo. Ok. Oh, l'ho sfiorata. Forse l'ho presa. C'è solo quella, mi sa. C'è solo quella. Le altre due l'ho distrutte. C'è solo quella lì. Distrutta. Basta. Vediamo se ti rigeneri. No, che non si rigenera. Raga, basta. Devo ammazzarlo a pugni. Dai. Non guardare gli Enderman. Vado. Riesco a colpirti la testa? Riesco. A panini ti ammazzo. Viva i panini. Ci metterò un sacco, ma ce la faccio. Oh, posso anche usare le frecce adesso? Non mi spedire via. Su, ok. Dov'è? No, oh, come ho fatto a mancarti con quello? Siamo oltre la metà vita, forza! Dai che manca poco. Stai ancora qua un po'. Completare Minecraft con solo 3 slot! Let's go! Finalmente! Oh, che faticosa sta sfida, ma ce l'ho fatta, eh! Mamma mia, let's go! Grande! E qui concludiamo la serie di Completare Minecraft, ma ho meno slot, insomma. Abbiamo fatto quella con solo la hotbar, abbiamo fatto quella con metà hotbar, adesso siamo arrivati a 3 slot. Più in giù non ci vado, raga, più in giù è solo noioso, poco divertente. Vamos, cavolo, vamos!